Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video make-up, mi vedete così ma dopo mi sistemerò perché volevo utilizzare la Cutie. Oggi è il compleanno della mia pupa e quindi mi preparo, volevo fare una cosa più particolare. Iniziamo, volevo utilizzare la Cupid's Arrow nella colorazione 06. Mi aiuterò con lo specchietto, spero che voi vedete bene le cose. Non sto mettendo né primer né niente perché questo lo utilizzerò come base e quindi andiamo. Ovviamente questo prodotto deve essere subito sfumato, quindi lo applicate e lo sfumate, applicate e sfumate. È una cosa che dovete fare subito. E io tento di sfumarlo e alzare un pochettino. E cerco piano piano di alzare la mia piega. E mano a mano lo vado sfumando. Questa è la nostra base, adesso gliene applico ancora, perché ovviamente questa sarà la nostra base e dopo metteremo l'ombretto. Andiamo a utilizzare la Cupid's e andrò a prendere il colore più scuro, ovviamente, che è blu Haur, questo qua, e lo metto su tutto l'occhio, lo metto e mentre lo applichiamo lo vado a sfumare, vedete? Cerco di sfumare. E piano piano, mentre sfumo, cerco un pochettino di alzare un altro po' l'occhio. Quindi facendo questa sfumatura riusciremo a sfumare e alzare piano piano l'occhio. Lo sto facendo un po' più affusolato, bello lineare e cercherò di sfumarlo. Adesso vado a prendere l'azzurro, questo qui, e vado sempre a sfumare questa parte. Ma c'è la plastichina, infatti vedevo male, c'era la plastichina, ancora non l'avevo tolta, e lo applico qua sopra per dare quell'effetto, vedete, un po' più sfumato, un po' più particolare. Se sentite urlare, parlare, è mio figlio che sta giocando con Chloe e quindi la sta facendo abbaiare. È normale perché ci gioca, quindi vedete la sfumatura? Si vede, questa è Chloe. Mi sta facendo capire chi comanda. E questo è l'occhio. Adesso applico di nuovo il colore scuro, una prima parte qui all'inizio dell'occhio e una seconda parte alla fine. Non so se si nota proprio l'effetto blu. E poi con il dito vado a prendere questo qui e lo metto al centro.
solo al centro. Solo al centro e salgo. L'ho visto fare un bel po' di volte ed è molto molto bello il fatto di fare tipo proprio la striscia totale. Così. Che dite? A me piace. Ovviamente vado a mettere la Cupids anche all'interno. Adesso vado a fare l'altro occhio, farò la base, mascare tutto e noi ci vediamo dopo. Ok? A dopo. Allora, ho fatto l'altro occhio, ho fatto la base, ho messo il mascara, messo tutto il necessario per quanto riguarda il viso e continuiamo per quanto riguarda invece gli occhi. Volevo mettere l'ombretto questo scuro proprio sotto gli occhi, come abbiamo fatto nella parte sopra, sotto, in poche parole, utilizzando sempre lo stesso ombretto e sfumandolo. Prima lo applichiamo così tramite il pennello d'applicazione senza farlo entrare dentro l'occhio, è una chicca che vi do. E considerate che volevo fare una cosa semplice per andare a un compleanno di bambini. Poi, con la parte dove abbiamo sfumato l'azzurro, andiamo a prendere proprio l'azzurro. Sbattete sempre l'eccesso e sfumate ampiamente, quindi non dovete stare troppo vicini. La stessa identica cosa fate dall'altro lato. Infatti, vedete che si nota di più l'azzurro. Perché ogni volta faccio così? Non lo so nemmeno io. Allora, per quanto riguarda invece la parte interna, io gli volevo mettere sempre quello, però mi sa che metterò questo che è proprio il colore chiaro, 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 ma lo farò proprio con la punta. Proprio poco. Vedete, gli dà proprio quel poco, poco, poco di riflesso. Devo dire che è molto molto bella questa palette. Io con le palettine di Nabla mi trovo bene. Allora, andiamo a mettere il mascara, sempre se mi ricordo dove averlo messo. Dove l'ho messo? Sto utilizzando un mascara black della Power Star. Devo dire che mi sta piacendo. Sapete tutti che io adoro i mascara. E siccome sto partecipando a un corso, ho preso questo mascara per provarlo e devo dire che mi piace. È quello che sto utilizzando negli ultimi video, quindi. Vado a spruzzare un pochettino per togliere la polverosità sul viso. Che profumo di cocco! Allora, io di norma posso anche uscire così, ovviamente metterò anche i pantaloni. E posso anche uscire così perché mi piace molto il make-up. Non lo so, io vedo ad esempio gli occhi diversi. Ditemi voi se li vedete nella stessa maniera. Sì, dai. Voglio dire questa cosa proprio perché mi vedo. Questo occhio è diverso ovviamente da questo. Questo è più pieno nella parte della sfumatura, questo invece
di meno. Non so se vedete la stessa identica cosa. Lo lascerò così. Lo lascerò così perché voglio fare la foto e notare dov'è che sbaglio e poi ovviamente lo correggo. Questa è una cosa che faccio spesso perché ovviamente noi abbiamo gli occhi diversi e questi lo sanno tutti. La forma è diversa, il sopracciglio c'è chi scende, c'è chi rimane a metà. Quello si sa in tutto e per tutto. Però voglio cercare di modificare, come sto cercando di modificare il mio modo di truccarmi, nel senso mi sto imparando nuove tecniche, nuovi modi di truccare, devo imparare anche a sistemare, se ci sono vari errori, di sistemare la situazione. Non so se mettere il gloss oppure no, voi che dite? Niente, che dirvi? Io per quanto riguarda questo video è tutto. Vado a sistemare il mio make-up e ditemi anche voi, alla fine, quando finite proprio il vostro make-up, sistemate voi qualcosa? Vedete sempre qualcosa che non va oppure vi vedete sempre perfette? Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi ringrazio di aver visto il mio video, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!